È una situazione imbarazzante, non so con chi parlare. Sono qui. Ah, ok, scusami, ma no. L'ho viste tutte nel calcio, ma questa proprio è strana, eh. Poi Napoli. Vabbè. Allora, no, le chiedo, con tutte le premesse doverose, no, del caso, campo difficile, squadra fortissima, eccetera, però se ne torna a casa con un po' di rammarico per questo risultato? Ma dopo il primo tempo, che in assoluto è stato il peggiore della mia gestione, ma per atteggiamento oltre per errori clamorosi che abbiamo fatto, e ovviamente errori al cospetto di una squadra che è forte, quindi di conseguenza devi commetterne meno possibile. Quindi dopo il primo tempo ero veramente arrabbiato, perché non si può giocare una partita contro un Napoli in quella maniera, cioè piena, vuota, senza contenuto agonistico. Non avevamo capito neanche che eravamo stati fortunati a ritornarci dentro sul 2-0 e niente. Dopo il secondo tempo qualche rammarico c'è, perché nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, molto probabilmente anche il Napoli era stanco, dico questo, non lo so, però sicuramente abbiamo cambiato marcia, abbiamo accorciato le distanze, abbiamo pareggiato, e anche subito dopo il pareggio abbiamo avuto un paio di opportunità per poter concretizzare. Poi, come non spesso, sempre ci accade, c'è sempre una situazione negli ultimi 15-20 minuti della partita che ci penalizza, nel gol di Lorenzo, che sicuramente non è un mancino puro, insomma, gli è stato concesso comunque di tirare, è venuto fuori in tiro che era praticamente imparabile, e quindi il rammarico è nella gestione magari di quei 20 minuti dove mi sembrava che fossimo più o meno dentro la partita, anche per ottenere un punto e chissà, magari trovare anche un altro gol negli spazi. Quindi piccolo rammarico c'è. Lei diceva l'atteggiamento iniziale è l'aspetto più difficile da portare in una squadra che obiettivamente è in una situazione complicatissima, quindi poi riuscire proprio a lavorare su quello, sul fatto di giocare ancora tutte le partite come... No, allora, se uno fa riferimento al proprio mestiere, uso una parola brutta, però al proprio mestiere, ma aggiungo al proprio orgoglio, al proprio amor proprio, uno non dovrebbe mai andare a toccare certi tasti. Però io che ormai ne ho vissute tante di partite, entro in uno stadio dove vedo la foto di Diego Armando Maradona, in uno stadio che si chiama Diego Armando Maradona, è vero che era vuoto, e dentro ho il dovere di fare tutto quello che sono in grado di poter fare, perché lì non c'entra più niente il mestiere, c'entra quello che tu devi aver dentro. E mi è dispiaciuto l'atteggiamento del primo tempo, dove siamo stati troppo poco, in riferimento a un Napoli che invece ha fatto esattamente quello che doveva fare, e quindi l'arrabbiatura era per questo. È chiaro che non è facile stimolare, però sai, sono discorsi che non fanno riferimento oggi, perché ripeto, se giochi in questo stadio gli stimoli se hai amor proprio, se hai tra virgolette passione per il tuo lavoro, li trovi senza che l'allenatore o la società te lo dica. Grazie, mister. Prego.